Buongiorno, oggi voglio farvi scoprire una chiesa poco conosciuta di Ortigia perché si trova un po' fuori dal classico walking tour di Ortigia, ma andiamola a vedere. Guardate, questa chiesa dedicata a Santa Maria dei Miracoli in realtà è un capolavoro del Rinascimento siracusano. Qua abbiamo una bellissima edicola con tralci di vite che custodisce la Madonna con bambino, è fatta con ceramica invetriata, tecnica usata dai Della Robbia di Firenze. Poi guardate com'è bello questo portale rinascimentale del 1501, infatti abbiamo anche la data romana, che venne completata nel 1501. Poi nella lunetta abbiamo una Madonna con bambino, a sinistra San Sebastiano, di cui si vedono le ferite delle frecce, e a destra San Rocco. Poi ancora scendendo abbiamo Santa Lucia, la patrona di Siracusa, sempre col suo vassoio con gli occhi. A sinistra abbiamo il simbolo del vescovo di Siracusa, Dalmazio, e a destra il simbolo della città di Siracusa a quell'epoca, la torre con corona. Poi ancora scendendo abbiamo questi bei belle colonne, sempre con aggiunte floreali, e abbiamo due bellissimi leoni che oggi sembrano più dei mostriciattoli che dei leoni. Comunque è un capolavoro, anche all'interno custodisce delle bellissime opere del Rinascimento siciliano. Questa chiesa fu fatta nel 1501, viene chiamata Santa Maria dei Miracoli perché appunto a quell'epoca c'era la peste a Siracusa. La gente venerava questa immagine della Madonna e grazie a questo fatto il primo quartiere ad essere stato liberato dalla peste fu proprio questo quartiere della Via dei Cordari, e quindi la gente, per ringraziare la Madonna, eresse questa chiesa. Io vi saluto. Per queste ed altre escursioni a Siracusa contattatemi per Walking Tour Siracusa e Provincia 338 47 52 390. Io sono Paolo Cavarra e vi saluto.